alquanto pericoloso. Sì, lo so, e se ci resta secco, gli vale proprio $20. Non sarò complice del tentativo di mettere in pericolo un collega. E potrei aggiungere un amico. Cosa ti succede, Jeff? Ti sei fatto? Cosa hai preso? Tutto il contrario, Lester. In realtà vedo le cose chiaramente, per la prima volta dopo molto tempo. Ora, se vuoi scusarmi, andrò a mettere la mia insalata di quinoa in frigo. Abbiamo un altro problema, Chuck. C'è una cosa che dovresti vedere. È un ordine d'uccisione. Deve esserci uno sbaglio. Morgan ha detto a chiunque lo ascoltasse di avere l'Intersect. Alla CIA questo non piace. È stato un errore. Lei non può ritirarlo. Va ben oltre i miei poteri. Decker. Vuole Morgan morto. Devi trovare Morgan e nasconderlo. Subito. Proteggilo. Proteggi il tuo amico, Chuck. Sono Chuck. Ecco un paio di cose che dovreste sapere. Le azioni hanno delle conseguenze, quindi ora sei in arresto. Per che cosa? Per tentato omicidio. John Casey, sei in arresto per omicidio. You can tell Gail if she calls. That I'm famous now for all these rock and roll songs. And even if that's a lie, she should have given me a try when we were kids on the field of the first day of school. I would have been her fool, and I would have sang out your name in those old high school halls. You tell that to Gail if she calls. And you can tell Jane if she writes that I'm drunk off all these stars and all these crazy Hollywood nights. And that's total deceit. But she should have married me. And tell her I spent every night of my youth on the floor, bleeding out from all these wounds. And I would have gotten her right out of that town she despised. You tell that to Janie if she writes. But boys will be boys, and girls have those eyes that'll cut you to ribbons sometimes. All you can do is just wait by the moon and bleed if it's what she said you ought to do. She asks why that a thief stole my heart while she was making up her mind.
Heard she lives in Brooklyn with the cool. Goes crazy over that New York scene on 7th Avenue. But I used to wait at the diner a million nights without her. Praying she won't cancel again tonight. And the waiter served my coffee with a consolation sigh. You and my NGSY. Tell her it's alright. No, it's hard to tell you this. It's hard to tell you this. Here's looking at you, kid. Dove sono tutti? Vedi qualcosa? Forza, forza, muoversi! Casey, non sparare, loro hanno Chuck! Sarah Walker, metti giù gli occhiali. Prima fatemi vedere Chuck. La situazione è cambiata, ci serve. Ora metti gli occhiali a terra davanti a te. Risolvo io. Thank you.
Ciao. So che non ti ricordi di me, ma magari ti ricordi della nostra casa dei sogni. Quella che mi hai detto di aver sempre desiderato. La nostra relazione era solo una copertura, Bartoszky. Lo è sempre stata. Eri soltanto una missione. No. Ero una missione, ma poi ti sei innamorata di me. E so che sembra assurdo. E se non ne fossi sicuro, direi anch'io che è assurdo. Ma è andata così. Ti sei innamorata di me, Sara. È vero. Il mio lavoro è farti credere che provo qualcosa. È quello che faccio meglio. Io mento. In realtà non sei una brava bugiarda come pensi. È vero, ok? Il nostro primo bacio. No, non il nostro primo bacio sotto copertura, ma il nostro primo vero bacio. Quando cercavamo di disinnescare una bomba. Eravamo convinti di morire e io chiusi gli occhi. E tu mi prendesti e mi baciasti. Tu hai baciato me. Poi abbiamo fatto finta che non fosse mai successo. Abbiamo iniziato relazioni con altre persone. Ma un giorno, quando ero sicuro che tu non avresti mai amato un nerd come me, tu sei arrivata. E io ti ho chiesto se mi amavi. Sara, tu mi ami. E tu, Sara Walker, tu hai detto sì. E quando ti ho chiesto di sposarmi, non hai avuto bisogno di dire di sì, perché sapevamo che avremmo passato il resto della vita insieme. Quindi ti prego, ricordati questa casa. La porta rossa, lo steccato bianco e la famiglia che avremmo voluto crescere insieme. E ricordati di me. Perché se tu ti ricordi di me, allora potrei ricordarti che un ragazzo sfigato come me, che lavora al Baymore, può renderti molto felice. Quindi farò scegliere a te, proprio qui, adesso. Decidi tu. O mi dai una possibilità e possiamo ricominciare da capo. O puoi prendere gli occhiali per cui sei venuta. E non vedermi mai più. Questo è reale. Tu mi ami davvero? Con tutto il mio cuore. Mi dispiace di aver fatto il mio lavoro troppo bene. Ho una missione da finire e mi servono quegli occhiali. No, non puoi! Dammeli! Perché non combatti, forza? Non mi batterò mai con te! Non ti farò mai del male! Tu sei mia moglie! Amore, questa casa non ci appartiene. Lo so. Ma ci apparterrà. Un giorno tutto questo sarà nostro. E quando succederà vorrei ricordare per sempre questo momento.